Allora, questo sono Alessio Fattorini, benvenuti al Community Leadership Summit. Questo mio talk è una condivisione della mia esperienza negli ultimi 2 anni come community manager nel creare una community completamente da zero, una community prettamente online, anche se molte cose che dirò oggi sono anche abbastanza trasversali anche per altri tipi di community. Questa è una. Sono una sorta di consigli, cose che ho imparato e che voglio un pochino condividere con voi, quindi mi permetto di dare dei consigli ai vari community manager in sala. Io nasco come Linux admin, vengo da Fano, nelle Marche, sono un appassionato di open source, sono un support specialist e project manager in un'azienda di peso che si chiama .NETESIS. Sono un grande venditore di Prosecco, ho conosciuto mia moglie che viene da Treviso un po' di anni fa e sono forse uno dei più grandi esportatori di Prosecco nelle Marche. Mezzo personale, mezzo personale. Sono un community manager da 1 anno e mezzo, 2, per un progetto open source, si chiama NetServer, è un server, una distribuzione Linux per server ed è pensata per esperti meno esperti ed è orientata a piccola e media impresa. Oggi vi parlerò di questo tipo di esperienza. Ormai abbiamo 8.000 installazioni, 8.000 download, eccetera, eccetera. Quindi, tempo fa, i primi persone che hanno cominciato a lavorare su questo progetto sono partiti con alcuni canali di comunicazione, quindi sono partiti, hanno fondato il sito e hanno iniziato a fare un po' di cose. Chiaramente, come tutti gli errori grossolani, hanno detto: noi siamo qua, veniteci a trovare. Quindi hanno creato, non so, il mailing list, il canale IRC, come è solito nell'open source, e guarda qua, non arrivava nessuno. Quindi essenzialmente la community era di pochi personaggi, quindi abbiamo aspettato dopo per un po' di tempo. Chiaramente a un certo punto mi hanno chiesto di dare una mano e cercare un po' di capire un po' come cambiare la situazione. La prima cosa, che il primo consiglio che do è studiare, studiare, studiare. Mi sono iscritto a 8.000 blog, libri, tutti i community manager internazionali, gruppi su LinkedIn, Facebook, Twitter, qualsiasi cosa. Quindi mi sono cominciato a fare un pochino di cultura che conoscevo veramente poco. E quindi ho proposto un cambio di marcia un po' al progetto. Gli ho detto: ok, facciamo questa cosa qua, abbandoniamo questo tipo di approccio, usiamone un altro, cambiamo piattaforma. E quindi mi sono un po' così opposto e cercato di creare un altro tipo di contesto. Non è andata proprio benissimo, nel senso che chiaramente mi hanno detto: no, ma cosa serve? Ma lasciamo le cose così, ma cosa vuoi attirare le persone? Ma le persone non verranno mai, ma noi già così va bene, eccetera, eccetera. Quindi l'approccio è stato un po'. E quindi mi sono sentito un po' come il cane nella foto, ma alla fine, cioè, non mi sono ritirato su, l'ho presa abbastanza bene. E i giorni dopo mi sono un po' ripreso. Quindi, secondo consiglio che do è non mollare mai. Generalmente, il community manager è uno che prova, 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 sbaglia, becca i cazzotti in muso, poi impara, misura quello che ha fatto, dalle misurazioni che fa cambia la sua strategia e riparte da un'altra parte. Quindi questo è un pochino un processo un po' evolutivo e fa un sacco di prove, e un sacco di prove vanno male, chiaramente. L'altra cosa che ho imparato da questa piccola esperienza iniziale è cercare sostegno interno, nei responsabili del progetto, nei responsabili dell'azienda, se c'è un'azienda di mezzo all'interno della community. Quindi avere sostegno un pochino in teste e relazioni. Okay. Infatti uno dei principali consigli, questo è un report della CMX, dove sono community manager internazionali, questo è un report di 400 community manager prettamente americani, praticamente di grosse community, e loro dicono: per iniziare la community cercate gli appoggi degli executive, gli appoggi. È un fatto tecnico, volevo sapere se poi avremo a disposizione le slide o Ve lo passo tranquillamente, sì. Scegliete una strategia. Scegliete una strategia perché chiaramente non dovete perdere i vostri carrabattini per strada. Qual è l'obiettivo? Chiaramente conquistare Kamchatka, come avete fatto tutti, immagino. Una strategia da dove parte? Parte da cosa rende unica la vostra community, prima di tutto. Cioè, che cosa la distingue dalle milioni di community che ci sono nel mondo? Perché la gente dovrebbe venire da voi? Qual è la sua mission? Dove volete andare? Qual è l'obiettivo?
chiaro, scritto, in qualche modo condiviso chi sono i destinatari, qual è la nicchia che andate a toccare. Nel mio caso erano i professionisti dell'IT e i sysadmin, ad esempio. Come muoversi, quali sono i passi che volete fare, quali sono i passi che volete, dove volete andare in tot tempo, dove volete portare la vostra community, qual è il posto dove volete mandarla, un posto fisico, un posto online. E quindi c'è parte tutta la parte di semina, cioè di preparazione un pochino della vostra community per non partire proprio completamente da zero, quindi cercate un pochino di fare i primi passi, creando un gruppo di fondatori iniziali, cioè di persone che condividono la vostra cultura, condividono quello che fate e vi permettono un po' di supportare, perché partire da soli non è proprio la cosa migliore del mondo. Vi perderete per strada, probabilmente, sicuramente vi perderete per strada, però è assolutamente essenziale. Andate a scovare gli utenti dove sono. Le persone che, gli destinatari, dovete andarli a cercare lì. Non potete pretendere, soprattutto all'inizio, di portarli da voi. Andate a cercare lì. Esempio, io cosa ho cominciato a fare? Gruppi LinkedIn, gruppi Facebook, scrivere cose, le persone commentavano, sì, ok, e andavo a contattare personalmente. Quindi personalmente su Facebook, su vari social network, parlavo con loro, cosa ne pensi, sto creando questa cosa, mi dai un feedback, saresti disposto a... personalmente, relazione uno a uno. D'altro, all'inizio è sempre meglio concentrare in un unico posto, questo è un consiglio iniziale, perché chiaramente la frammentazione della community è un problema abbastanza importante, perché cioè, potrebbe essere un problema in cui la persona entra nel canale sbagliato, che magari è il canale più vuoto o meno adatto. Quindi concentrate in un unico posto. Chiaramente scegliete una piattaforma, io parlo di piattaforma online, nel mio caso ho scelto una piattaforma che si chiama Discourse, una piattaforma open source, ha tutta una serie di prerequisiti abbastanza importanti, è una piattaforma nata, sviluppata, creata, pensata con in testa la community, quindi con grandissima facilità nella comunicazione, è un incrocio tra una mailing list, un social network e un forum tradizionale. Chiaramente di piattaforme ce ne sono tantissime, vantaggi e svantaggi, ci sono tantissime cose in rete che vi possono aiutare un pochino nel seguire. Poi c'è la seconda fase, quella dell'inception, la partenza. Okay, quindi dopo la semina partite un pochino a fare le prime sostanziose operazioni. Errore grossolanissimo, mai invitare persone in un luogo vuoto. Lo sapete benissimo, Riviera Romagnola, ad esempio, locali, locale pieno, locale pieno, locale vuoto. Arrivati davanti, anche se fanno da mangiare più buono del mondo, non c'entrate, vi prende male, ok? Stessa cosa, non fatelo ai vostri utenti, ai vostri membri quando arriveranno. Quindi cercate di adottare un po' di strategie, ad esempio quello che sanno fare i locali, sono bravissimi nel invito, nel creare la coda davanti, all'inizio magari date la... ok, guarda, fate riferimento al loro ego, guarda, sei invitato qua, perché non mi dai un feedback su questa mia cosa che sto iniziando a fare? Invitare le persone uno a uno, riutilizzare tutti i contatti che avete creato nella fase precedente, andando a chiedere, guarda, vieni qua, ad esempio la piattaforma Discourse che uso a livello di invito è molto facile, perché ovviamente è una barriera di ingresso molto molto bassa quando tu inviti personalmente le persone, ma invitare le persone uno a uno è importante. Nessuno vi dirà mai di no. Mostrate attività. Quando arrivano mostrate attività. Fate vedere che c'è del movimento. Strutturate la vostra community per fare in modo che la gente abbia l'impressione che dice, ah, figo, cavolo, questa community è attiva. La cosa più brutta è una cosa noiosa. Perché la prima volta che viene, trova noiosa, non torna più. Quindi, e strutturate in modo, non so, in un forum, sparpagliate in 40.000 categorie diverse. Come fa, ad esempio, Facebook, no? Unica timeline, unico posto. Facile un pochino anche da capire. Perché fallisce una community? Uno di, da sempre da report di prima, uno dei più grossi failure point è la poca attività. Cioè se la community non è attiva, non parte e muore. E sono anche le più grosse paure poi di community manager. Parte di crescita. Non preoccupatevi di crescere troppo. Voi dovete rendere la vostra community migliore, non più grossa. Una community più grossa non è detto che sia migliore. Quindi non preoccupatevi di crescere tutto, dovreste preparare la vostra community a crescere piano piano, indipendentemente da come potete. Chiaramente dovete metterci un po' di strategia. La strategia fondamentale è attivare il senso di community. Le persone si devono sentire appartenere alla vostra community. Si gioca tutto lì. Una persona che si sente appartenente
La vostra community è disposta a dare tempo, energie, idee, è disposta a essere a spargere il verbo della vostra community, quindi questo si basa tutto su questo. Chiaramente il senso di community è una cosa che si può misurare, è una cosa che si può gestire, è una cosa su cui si può lavorare, ok? Ci vorrebbe un community manager dedicato. Il 90% dei reporter di prima hanno un community manager full time o part time. Comunque qualcuno che lo gestisca nella maggior parte del tempo, perché è un lavoro molto, molto impegnativo, farlo nei ritagli non è proprio facile, soprattutto per la parte iniziale. Okay. Poi portate dentro un po' di strategie, ad esempio quelle un pochino di inclusione. Questa l'ho copiata da un community manager molto bravo, si chiama David Sphinx. Io ogni settimana accolgo tutte le persone che si registrano, quindi dico ciao, buongiorno, come state? Ci sono questi personaggi qui, presentatevi, che cosa fate? In questo modo gli faccio rompere il ghiaccio e ogni settimana gli saluto e loro non si sentono ai margini, si sentono tirati dentro. Questa è una cosa che apprezzo tantissimo, l'ho detto tantissime volte, perché non passano così, ma qualcuno si accorge di loro. Attenzione particolare per i nuovi. Per i nuovi arrivati, quindi dategli un buon motivo per tornare una seconda volta, con email preparatorie dopo una settimana, dopo due settimane. Ad esempio i social, il mio discorso aiuta moltissimo con le notifiche, ogni volta qualcuno vi menziona, con i digest, se non ti locchi dopo tot tempo allora ricevi una mail che ti ricorda le discussioni principali dell'ultimo periodo. Gruppi di critica, sì, sono una sorta di miei compagni che contattano personalmente tutti i nuovi arrivati, gli si propongono come mentori, quindi che come stai, come va, sai che c'è questo, sai che questo puoi chiedere aiuto in questa maniera, e quindi lavorare su questo, sui loro primi passi e la loro autonomia. Invitarli a fare il primo passo, ad esempio nel mio caso, essendo una community orientata al prodotto, idee, test, documentazione, feedback, toglierli dello stato di working, ok? Più autonomia concedi, più partecipazione ottieni. Quindi più loro fanno, più imparano qualcosa, più dimostrano qualcosa agli altri, dimostrano qualcosa a se stessi. E più si sentono appartenenti al progetto. Definite una cultura della community, definite delle guideline, un clima di reciproco aiuto. Nel mio caso, ad esempio, noi abbiamo bannato quello che è classico dell'open source, il read the fuck manual, appena una persona arriva. Leggi, impara e poi vieni a chiedere. No, perché questo è molto mettere le persone un po' a disagio, ok? E quindi ironia, una guideline definita, cosa posso fare, cosa non posso fare, assolutamente importante, per poi non dopo andare a pattarvi in giro per cercare di recuperare situazioni abbastanza problematiche. Ringraziate. Un grazie in più non fa mai male. Le persone vi stanno dando la cosa più preziosa di questo periodo, il tempo. Quindi trovate il modo per ringraziare le persone che vengono, il modo per riconoscere il loro lavoro. La loro opinione conta, soprattutto per quanto riguarda un progetto o un prodotto, e chiedergli la loro opinione, sentirli coinvolti, non essere un attore d'avorio da lì prendere decisioni, ma farli sentire coinvolti nelle decisioni che hanno detto, è assolutamente importante e loro lo sento tantissimo. Il miglior modo per sentire le persone, farle sentire ascoltate e ascoltarle per davvero. Io faccio parte della cultura, quella dell'open source, ma essere open nei fatti non è proprio semplice. Se avete un prodotto, il prodotto conta. Chiaramente se il prodotto è super buggato, ha un sacco di problemi, chiaramente se tutto il tempo lì a rispondere a reclami o a persone scontente. Quindi il prodotto conta. Utilizzate strumenti macro. Io ho parlato di relazioni 1-1, ho parlato di rapporti 1-1, ma chiaramente newsletter, digest, cose che permettono di coinvolgere le persone che stanno seguendo la community soltanto lateralmente, ma permettono sempre di tirarli dentro all'interno della community, sono assolutamente indispensabili. Quindi un qualcosa sullo stato della community in questo momento che permette di lavorare. Rituali. Create dei rituali a cadenza, ogni tanto, permettono di sempre lavorare sul senso di community. Nel mio caso abbiamo, non so, un hangout mensile in cui ci vediamo tutti, parliamo, l'hangout è su 10 time zone diverse, dal Brasile fino alle Filippine, e quindi quello fa anche molto senso di gruppo, soprattutto se è una community prettamente online,
ed è molto apprezzato perché c'è questo rapporto con le persone. Appena potete fate eventi offline, se avete una community online. Cementano tantissimi rapporti, vi permettono di veramente vedersi faccia a faccia, conoscere concretamente le persone, quindi molto molto importante. Ultime cose, chiaramente a cappello di tutto, cercate di essere dei buoni leader. Io non so se sono un buon leader, non ho idea, ho imparato un po' queste cose dall'essere leader, cioè la partecipazione, la vostra partecipazione conta. Non potete essere presenti dappertutto, io la mia community è arrivata a 2000 post al mese, chiaramente non è che posso partecipare a tutte le discussioni, però dovete esserci, partecipare in gran parte, far sentire la vostra voce con una certa ironia, simpatia, cercando di tenere un pochino i toni bassi, reciprocità, se volete pretendere qualcosa da qualcuno fatelo prima voi, voi fate qualcosa, quella persona poi vi tornerà indietro con qualcos'altro. Inclusione, sempre, non fate mai sentire nessuno escluso, non fate mai sentire qualcuno a disagio che è fuori posto, trovate sempre delle logiche di inclusione e cercate di tirare dentro le persone. Esperienza, fate sentire sempre la vostra esperienza, voi conoscete la community globalmente, conoscete le persone, fate in modo che i vostri interventi siano interventi di livello all'interno della community. Un grosso formatore di leader che si chiama Simon Sinek, che probabilmente avete visto i suoi video sul TED, dice che le persone non comprano quello che voi fate, ma comprano il perché lo fate. E questo è abbastanza importante perché alcune persone sanno cosa fare, poche persone sanno come lo fanno, pochissime sanno perché lo fanno, qual è la vera essenza di quello che fanno, e la vera essenza non è solo il successo, i soldi, quello sono i risultati. Partite sempre dal perché, cercate sempre di capire perché lo fate. Cercate sempre di capire perché lo fate, perché conoscere il perché lo fate e saperlo comunicare nella maniera più efficace possibile permette a tutte le persone che sono intorno di credere in quello che voi credete. E qualche volta magari ottenete anche risultati insperati. Grazie. Ha parlato ad un certo punto che bisogna documentare, scrivere da qualche parte, diciamo, guidelines della community, il nucleo della community. Di solito come viene fatto, cioè in quale forma viene scritto e dove va distribuito, in quale momento, perché non so, proprio all'inizio oppure quando uno è già un po' più familiare con la community? Allora, lo puoi fare all'inizio, un pochino, ci sono tantissime guideline, code of conduct, no? Quindi puoi usare tranquillamente quelli lì che ci sono già e adattarlo un pochino alla tua community. E lui l'altro, io l'ho lavorato con i membri fondatori un pochino, quindi l'abbiamo visto un po' insieme. Poi viene fatto mano a mano, chiaramente, perché la community cresce, cambia, e quindi magari poi cambiano anche le regole che tu ti dai. L'importante è averlo, però è una semplice questione, perché altrimenti tu passi dalla parte di quello che vuol fare il moderatore, vuol decidere lui di come gestire e come vengono fatte le discussioni. Okay? Quindi tu dici no, deve essere fatto così, loro ti possono dire ma perché? Lo dici tu? No, perché l'abbiamo deciso ed è qua. Per esempio nel nostro caso, sulla nostra piattaforma c'è una parte di guideline in cui ci sono scritte come si discute, quindi date importanza al modo in cui lo fate, non cercate di avere determinati tipi di atteggiamenti, eccetera, 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 eccetera. E quindi ogni volta che intervengo dico no ragazzi, così non si può. Metto un riferimento a quello per avere un qualcosa di stabile, di preciso, perché altrimenti parli sempre, è sempre tutto contestabile. Ok, abbiamo tempo per un'ultimissima domanda, se volete. Non lesinate domande, siate bravissimi, domandosi. Prima di tutto complimenti, molto, caspita, bravissimo. E volevo una domanda, sai che nelle community sempre diciamo che c'è una percentuale tipo di tante persone, 100% delle persone che ci sono, tipo 80 non partecipano e così via. 49. Sì. E voi avete dei numeri diversi? Allora, più o meno, sì, abbastanza diversi, nel senso che dipende sempre su quanto tu misuri la tua community in generale. Io ho visto che lavorando moltissimo, l'ho delineato prima, le persone che arrivano, tu riesci a cambiare quelle persone da
si chiamano newcomers, regular, e proprio, no? Quindi tu riesci a cambiare di stato, quindi riesci a variare quella percentuale. Quella percentuale è indicativa per darti l'idea che se la gente, non hai tanta gente attiva, non te devi prendere, perché comunque è così, è normale, è fisiologico. Però si possono cambiare questo genere di numeri. Attualmente io mi pare che siamo sui 700 iscritti, 700 registrati, io più o meno arrivo a 100 persone, quindi un sesto, che nell'ultimo mese hanno partecipato almeno una volta dentro delle discussioni. E quindi non è male in generale. Poi ci sono tanti gente che cosa misuri, ok? Dipende quelle persone, poi ci sono le persone che guardano, leggono tantissimo, tantissimo, eppure non partecipano mai. E poi vengono fuori all'ultimo momento così, che con cose assurde, magari con interventi veramente di un certo tipo di livello, e non lo sai mai, quelli devi continuare a aspettarli in qualche maniera. Grazie Alessio, un bel applauso.